meravigliosa partecipazione del suo corpo. Ci sembrava un fatto del tutto naturale, scontato, stabilito una volta per sempre, quando era annunciata in questa o quella manifestazione la presenza di Renata Cortioni e del suo coro, si poteva essere sicuri che la musica e gli autori, antichi o moderni, che avessero fatto ricorso a quel particolare timbro vocale, non sarebbero stati traditi. Ed era sempre sorprendente avvertire poi, nelle esecuzioni, la trasformazione di tante voci in un respiro unitario. Ascolteremo la registrazione di alcuni brani, sono cinque, che Paolo Lucci, una sorta di tacito scambio di tradizioni e di impegno è avvenuto tra lui e la Cortioni, è riuscito ad avere dall'archivio della RAI. Sono registrazioni, c'è anche un disco, risalenti a parecchi anni or sono. Nel riversamento qualcosa si è perduto dell'originario smalto fonico e anche per questo si è ritenuto, per mantenere un colore a quelle esecuzioni, di sostituire con due canti natalizi i brani di Ennio Porrino e Bonaventura Somma annunciati invece nel programma. E proprio con i due canti natalizi, Adeste Fideles e Noel Noel, rielaborati dal maestro Arnaldo Poggi, e qui tra noi, ed è stato per moltissimi anni una trentina il pilastro del coro di Renata Cortioni. Profondo conoscitore della tecnica vocale, il maestro Poreggi supplì alla mancanza di un repertorio, affrontando per le voci bianche pagine della polifonia classica e anche popolare. Adesso, se sono pronti, direi di far sentire i due canti natalizi. Thank you.
partecipato anche Paolo Rucci, che cantò per 6 anni nel coro di Renata Cottiero. È difficile certo riconoscere una voce, un'antica incisione discografica dalla quale affiorano le voci di un coro, chissà che non possa essere come un'antica fotografia di gruppo in cui ognuno può ritrovare il volto di tanti anni fa. Nel 1980 il coro di voci bianche formato da Paolo Rucci cantò una volta insieme con quello della Cortioni in un mirabile amalgama di voci. Ora avremo un Gloria risalente al 1952 di Barbara Giuranna, che voleva essere qui ma non ha potuto, e partecipa con tutto l'entusiasmo e l'affetto all'omaggio per la maestra. Thank you.
non sono moltissimi e costituirebbero un documento prezioso in una storia delle voci bianche in Italia che sarebbe impossibile delineare senza il documentato apporto di Renata Cortiglioni e del suo coro. Ascoltiamo intanto il mottetto palestiniano che ha, mi sembra, una sua particolare imponenza espressiva. Volle mai
mai accettare richieste di tournée all'estero. La sua interna ambizione, il traguardo della sua vita, era quello di far continuamente scaturire il miracolo della musica dalle voci che continuamente si succedevano nel suo corpo. Solo in ragione di queste finalità accettò di partecipare a manifestazioni, per così dire, minori, nelle quali portava però il rigore di sempre. Quel rigore con il quale affrontava le laudi cinquecentesche e il canto gregoriano non era dissimile da quello che sosteneva le esibizioni del coro in trasmissioni televisive, anche con Raschel, Buscaglione o il quartetto Cetra. Ha fatto tutto, come si sente dire. Ma il tutto era il risultato di un'attività didattica intensa, svolta quotidianamente, con straordinaria energia. La crescita musicale del nostro paese non ha ancora trovato rispondenza nei necessari provvedimenti legislativi e antichi pregiudizi, anzi, affiorando, hanno colpito proprio chi, come Renata Cortichioni, aveva contribuito alla diffusione della musica. Il riflusso ha investito evidentemente non soltanto il campo della produzione artistica, ma anche quello dell'ordinamento musicale del nostro paese, sempre più disposto, è una tradizione anche questa, a distruggere che a costruire. Non per nulla quest'anno celebriamo il cinquantenario anche della demolizione dell'Augusteo, punto di incontro dei più importanti musicisti di tutto il mondo, senza che al suo posto si sia più nulla edificato. Ma adesso ascoltiamo il concerto diretto da Paolo Lucci, che accentua la particolarità di una serata come questa con il presentare esclusivamente musiche che Renata Cortichioni aveva care e sono state scelte come se fosse qui lei stessa a dirigere. Facciamo entrare il coro. Trascrizioni di Arnaldo Boretti,
e nell'alternarsi del sacro e del profano, riferito in questa prima parte del concerto al 600 e al 700, hanno un loro particolare spicco: la preghiera che apre il concerto, la canzonetta del Grillo di Orazio Vecchi, quella di Monteverdi e il famoso corale della Passione secondo San Matteo di Bach. Buon ascolto. Oh, God,
si avvia con un inno alla notte di Beethoven, che viene a far compagnia, diremmo, a quella abusiva melodia cantata sulle note di uno studio di Chopin. Qui vengono cantate le battute iniziali del secondo movimento dell'appassionato di Beethoven. C'è di mezzo ancora il Boreggi, del quale ascolteremo una simpatica versione del Gran Martino Campanaro. C'è la Montanara, c'è un intenso brano di Perosi che ricordiamo così nei 30 anni della morte, c'è una divertente filastrocca di Barbara Giuranda e ci sono tutte le altre cose annunciate nel programma. Lo Stabat Mater dello stesso Nucci, che aveva allora sì e no 16 anni, dedicato alla Cortigioni come il canto di Gianluca Tocchi. La conclusione è affidata a un mottetto del Diadana, un exultate rivolto, diremmo, anche a quanti siamo qui animati da giustizia nel rivolgere questo piccolo, giusto omaggio. Non si è trattato di una ricerca del tempo perduto, ma del ritrovamento di una fonte dalla quale deriva tutta una storia che giunge ora fino a noi. Era necessario stabilire un punto di partenza, rientrare anche in quel clima nel quale, pure tra incertezze e forse debolezze, la filologia musicale del resto in Italia è una conquista assai recente, veniva alla ribalta un'esigenza nuova, inventata d'istinto, intuita, fatta propria da Renata Cortigioni, chiusa poi in una visione non confrontata con quello che accadeva altrove. Diremmo che Renata Cortigioni avvertiva nello stesso tempo sia l'originalità, sia i limiti nei quali ha poi circoscritto la sua lunga missione. Ma avvertendo a nostra volta noi l'una originalità e gli altri i limiti, siamo maggiormente grati alla persona a cui abbiamo rivolto l'omaggio, come a tutte le altre che lo hanno conseguito. Grazie, e ora passiamo all'ascolto dei brani